Buongiorno bambini, io sono Alessandra e mi piacciono i mostri. Già, mi piacciono quelli che mi fanno paura e poi mi piacciono quelli che mi fanno ridere e sorridere, perché bisogna pur dirlo che ci sono tanti mostri pasticcioni. Ma voi una cosa la sapete? Lo sapete che non tutti i mostri sono dei maschi? Perché si dice sempre: aiuto, arriva il mostro! Ma in realtà ci sono anche le signore mostro. E il libro di cui voglio parlarvi racconta la storia proprio di una di queste signore mostro. Eccola qui. Lei si chiama Miss Puzzet. E vi avviso subito di una cosa. La lettura di questo libro va fatta con il naso tappato, almeno fino circa a metà. Poi le cose magari miglioreranno. Dunque, vi presento Miss Puzzet. Lei è fatta così, è altissima, grossa ed ha un corno sulla fronte, due zanne, la bocca tutta storta ed è ricoperta di peli dalla testa fino alle dita dei piedi. Lei però è un mostro di quelli carini, gentili e simpatici. Ha però un problemino. Eh sì, i mostri, sapete, non badano molto all'igiene e quindi la poverina puzza, puzza proprio talmente tanto che tutti le stanno alla larga. Vedete? Non riesce proprio a farsi degli amici e questo la rende molto molto triste. Anche perché lei pensa che tutti le stiano lontani perché lei è un mostro. In realtà è soltanto proprio per il suo odorino. Comunque, un giorno, disperata perché non riesce a chiacchierare con nessuno, a giocare, ridere, ballare, è sempre tutta sola, se ne va a piangere su un masso proprio fuori dalla casa di Paolino, un bimbo molto sveglio e con il cuore grande. Paolino, vedendola, pensa: povera Miss Puzzet, è proprio triste, mi piacerebbe tanto aiutarla, è sempre tutta sola, sarei triste pure io se non avessi nessuno con cui giocare e divertirmi. E così Paolino concluse che l'unica soluzione per aiutare la signora mostro era quella di insegnarle a lavarsi. Lavarsi i peli, le zanne, le ascelle, i piedi, i vestiti e tutto quanto. Ma ce la farà Paolino ad avvicinarsi abbastanza alla signora mostro per spiegarle che deve lavarsi? Chissà cosa escogiterà e chissà se le porterà anche magari delle saponette. Ve lo lascio scoprire con la lettura di Miss Puzzet. Quello che voglio anticiparvi è che comunque alla fine ci sarà addirittura una statua di Miss Puzzet e Paolino proprio sulla piazza principale del paese. Buona lettura! Ah, un consiglio! Sapete secondo me cosa è bellissimo fare quando si legge un libro, questo oppure un altro, uno che vi piace? Lasciatevi proprio andare, viaggiate con la fantasia e cercate di immedesimarvi nei personaggi, perché vivere le avventure di Miss Puzzet sentendovi lei o cercare di aiutarla e quindi sentirvi come Paolino rende il divertimento ancora maggiore. Quindi buona lettura e buon divertimento. Ciao a tutti voi, Paolini e Miss Puzzet all'ascolto.